Buongiorno caro Assessore Alberto Ronchi, dottor Bottafani, caro Maestro Michele Mariotti, sono molto felice di essere qui con voi a presentare la stagione 2014 del Teatro Comunale di Bologna. Sono felice di essere qui anche con Michele Mariotti, è la prima volta che ci troviamo l'uno accanto all'altro a presentare la prossima stagione ed è una grandissima soddisfazione questa, essere qui a questo tavolo. Poter guardare avanti, poter affrontare un nuovo anno assieme. Ora vorrei, prima di delineare la stagione 2014, che nei contenuti sta, penso, scorrendo le mie spalle, non so se arriverà, ma forse sì, presto, vorrei fare un ragionamento di fondo. Noi abbiamo pensato a questa stagione sulla base di un progetto che è legato al nostro operare nel campo dell'opera, nel campo della lirica, della sinfonica, come fondazione Teatro Comunale di Bologna, progetto che è partito appunto 2 anni fa. La nostra idea è quella di non chiaramente organizzare la stagione per titoli che si susseguono uno con l'altro, ma di parlare, di pensare, di progettare assieme ciò che di meglio e di proporre al pubblico ciò che di meglio sta accadendo nel campo della lirica, della danza, della sinfonica. In un senso, oggi l'opera può tornare a vincere una sfida per il proprio presente e il proprio futuro se risponde agli interrogativi del nostro tempo. Ecco perché abbiamo intitolato la nostra stagione d'opera, lo vedete qui nel delineo che abbiamo preparato, perché vedete, in italiano, a differenza del tedesco ad esempio, dove abbiamo due parole, warum perché interrogativo e weil invece perché esplicativo, oppure il francese pourquoi e parce, in italiano perché è domanda e risposta al tempo stesso. Ecco, pensare che l'opera sia un modo di rispondere agli interrogativi del nostro tempo è qualcosa che rende l'opera protagonista dei linguaggi artistici di oggi. L'opera è il linguaggio intermediale per eccellenza. Nell'opera troviamo danza, movimento, musica, suono, spazio, immagine, parola, canto, l'insieme dei linguaggi che hanno avuto uno sviluppo straordinario dal romanticismo e anche prima naturalmente della nostra storia fino ai giorni nostri, e raccoglie oggi queste fila per raccontarci le tensioni, gli interrogativi, i perché, appunto, le contrapposizioni, anche se vogliamo le differenze, le divergenze, ma anche ciò che unisce nell'arte e nel linguaggio di oggi. Ecco perché l'opera, ecco perché fare opera è importante, ecco perché produrre opera è importante, ecco perché andare all'opera è importante. Questi perché non possono essere avulsi da un progetto d'opera, progetto che naturalmente ha anche il senso di proporre le linee di tendenza della rappresentazione lirica di oggi. Noi non stiamo organizzando, non abbiamo nel nostro teatro, non stiamo facendo intrattenimento. Noi cerchiamo di proporre quelli che sono oggi i modi, la prassi interpretativa, sia da un punto di vista musicale, e non è un caso che Michele Mariotti sia il direttore principale del nostro teatro e abbia un rapporto di forte legame, che speriamo vada a diventare un rapporto sempre più coeso con il Teatro Comunale di Bologna, perché nel suo lavorare, come dire, nelle sue interpretazioni, Michele Mariotti sta dicendo qualcosa di nuovo nel momento in cui interpreta, l'abbiamo visto nello straordinario Guillaume Tell al Rossini Opera Festival, di cui voglio ricordare le nostre forze artistiche, la nostra orchestra, il nostro coro sono il motore, e qui non soltanto Bologna e il Teatro Comunale, ma questa extraterritorialità fondamentale sia culturale che geografica del nostro teatro, sempre impegnato su tanti fronti e in tante occasioni, ne è l'esempio protagonista. Questo Guillaume Tell che troveremo nella nostra stagione 2014. Ecco, le interpretazioni, le direzioni di Michele Mariotti non sono
una possibile esecuzione, naturalmente è una possibile esecuzione, ma nel momento in cui lui affronta questo testo, lui sta dicendo qualcosa di importante e di nuovo sul testo che sta eseguendo. E questo è un fatto che noi cerchiamo di riverberare su tutte le nostre, su tutta la nostra operatività. Mentre rappresentiamo, raccontiamo, diciamo qualcosa di nuovo, lasciamo un segno. Questo è l'esempio di un teatro che sta operando nel presente con lo sguardo verso il futuro, sul linguaggio musicale, di teatro musicale, di sinfonico e di danza. Qual è la missione della Fondazione Lirica, che noi penso stiamo interpretando? Su questo mi ricollego alle parole dell'assessore alla cultura, straordinariamente. Perché non è da tutti? Perché nei momenti di crisi normalmente si tira le reni in barca, non solo culturalmente. E allora andiamo a vedere che la vera crisi forse è una crisi di idee nel nostro paese, prima ancora che economica. Ma guardiamo avanti, in questo segno apriamo la stagione con il Parsifal di Romeo, con la Lindibarra, con la regia di Romeo Castellucci. Vedete, è una ragione in più che mi fa essere profondamente felice di annunciare questa stagione e questo titolo in apertura, perché non è soltanto il Parsifal di Wagner, è il Parsifal che conclude realmente il bicentenario wagneriano, emblema fortemente della città di Bologna e del rapporto tra Bologna e il teatro musicale. Wagner è cittadino di Bologna, lo è stato realmente cittadino onorario, ma lo è ancora nel suo lascito, in ciò che rimane di Wagner in questa città. Ecco, questo Parsifal siamo molto orgogliosi di poterlo rappresentare 100 anni dopo la sua prima rappresentazione in Italia, il 1° gennaio del 1914, cadeva il veto imposto dalla famiglia Wagner di rappresentare il Parsifal in luoghi che fossero fuori da Bayreuth, fuori da Bayreuth. Il 1° gennaio del 1914 il Parsifal, come primo teatro d'Italia, è stato rappresentato al Teatro Comunale di Bologna. È meraviglioso poter essere qui un secolo dopo a rappresentare il Parsifal a Bologna, nella città di Wagner, ed essere insieme a Romeo Castellucci, regista tra i più straordinari del nostro tempo, che deve molto alla sua anche biografia al rapporto con Bologna. E questo un insieme, ecco, sono quegli insiemi di cose che capitano molto raramente. Vorrei potervi trasmettere questa felicità, questa sensazione, questo entusiasmo. Non poteva esserci altro luogo, non ci poteva essere altro tempo, non poteva esserci altro spazio, come dice Gurnemanz, a Parsifal, indicando di nuovo dove il tempo e lo spazio si confondono, che non Bologna, gennaio 2014, per rappresentare Parsifal. E questa, credo, apertura migliore non poteva esserci. Ora io non voglio, data anche l'ora, dato che ci aspetta dopo un drink, un rinfresco nella sala blu, così lo annuncio fin d'ora dopo la nostra conferenza stampa, non posso entrare nei dettagli di tutti i cast, di tutte le nostre rappresentazioni, di tutti i titoli, però voglio darvi alcune linee generali. Giustamente ha parlato l'assessore alla cultura di questa idea di cintura, di progettualità allargata che ha il Teatro Comunale di Bologna. Questo mi sembra un fatto importantissimo. Siamo qui a presentare una stagione, consapevoli che un teatro non è una stagione, consapevoli che l'orchestra non è l'orchestra del teatro, ma è l'orchestra di una fondazione lirica di tutta una comunità, e questa orchestra risponde alle esigenze di crescita culturale di tutto un territorio, di tutta una popolazione. Noi stiamo diventando migliori, uomini migliori, più consapevoli e più liberi, perché esiste il Teatro Comunale di Bologna, perché esiste la sua orchestra, perché esiste il suo coro, perché esiste la sua stagione. È qualcosa che ci fa rispondere a quei perché. E se non ci fosse, saremmo uomini poveri, saremmo miseri, saremmo senza la possibilità di testimoniare i valori principali del nostro tempo. E questo deve portarci a difendere il Teatro Comunale di Bologna, la sua orchestra e le sue formazioni artistiche, il suo coro, come nulla al mondo. Nulla può privarci del nostro patrimonio e della nostra identità. E questa è una priorità per noi. Deve essere una priorità per la città, deve essere una priorità per chi governa la città, deve essere una priorità per chi lavora e opera in maniera produttiva nella città. Bisogna convergere sul Teatro Comunale. Chi non lo fa in questo momento
può essere colpevole di una perdita importantissima. E questo deve essere un ragionamento che noi, accanto alla presentazione della nostra stagione, non possiamo non sottolineare fortemente, perché siamo qui esattamente per quello. Giorno per giorno il sovrintendente Michele Mariotti, io e tutti coloro che lavorano con noi al Teatro Comunale di Bologna. E primo fra tutti desidero con l'occasione ringraziare il direttore dell'area artistica con cui lavoro gomito a gomito per realizzare tutti i progetti del Teatro Comunale di Bologna, il maestro Fulvio Macciardi, che è una presenza insostituibile e determinante nella nostra attività. Quindi, dicevamo, apriamo col Parsifal, subito dopo Tosca di Daniele Abbado, quindi Eugenio Niekin con la regia di Cerkowski, con la regia di Mariusz Strelinski, uno dei più interessanti registi europei di oggi, direttore artistico del Teatro dell'Opera di Varsavia. Quindi in una ottica di diciamo imprescindibile direzionalità per noi, lo sguardo verso il contemporaneo. Siamo felici quest'anno di poter commissionare un'opera a un autore italiano del nostro tempo. Sapete, l'anno scorso abbiamo rappresentato anche nell'idea di sostenere il teatro musicale italiano di oggi, così poco sostenuto dalle nostre fondazioni liriche. Abbiamo presentato l'anno scorso, cioè in questa stagione, voglio dire quest'anno, ma ormai nell'ottica 14 fa parte della stagione precedente, il divorzio italiano di Giorgio Battistelli. Quest'anno una nuova commissione, produzione del Teatro Comunale di Bologna. Qui non c'è perché di Andrea Molino, sul libretto di Giorgio Van Straten, che vedo qui presente e che saluto, felice che tu sia qui Giorgio e di poter realizzare quest'opera assieme. Qui non c'è perché, è proprio quel perché a cui immediatamente che abbiamo raccolto e che abbiamo riverberato sul tema di tutta la stagione. Un'idea che rimanda, se vogliamo, ai principi esposti nel famoso, nel celebre, la banalità del male di Hannah Arendt, ma riportato ai nostri giorni, sulle divisioni, sulle discriminazioni, sulle disparità, sulle differenze. Andrea Molino ne parla, ho riportato le sue parole nel comunicato stampa, ve le voglio rapidamente raccontare perché sono molto significative. Il titolo, dice Andrea, è una citazione da Sequestro un uomo di Primo Levi. È un'opera che parla dei vincitori e dei vinti, tema che lui su conflitti etnici e religiosi, vincitori e vinti sono temi che facevano parte già di altri suoi rapporti, delle sue opere precedenti che hanno a che vedere con il sociale. Però dice qui non c'è perché anche una riflessione su determinate condizioni di emarginazione e di visione sociale, sui muri che dividono popolazioni e comunità, e rappresenta un significativo ritorno all'idea di un teatro musicale che contribuisce alla presa di coscienza critica di determinate problematiche sociali, politiche e culturali del nostro tempo. Questo è un rapporto importante, quello del teatro che fa riflettere sul presente, forse un rapporto che si era perso negli anni precedenti, un ritorno quindi ai termini di impegno e del teatro musicale come chiave per questo, lo è anche nell'altra produzione contemporanea che proponiamo, quest'anno ne proponiamo due, si tratta di Cassandra di Michel Jarel, sul testo di Christa Wolf, una delle più grandi scrittrici tedesche del nostro tempo, morta mancata da poco, e quindi la ricordiamo e con un testo interessantissimo in questo monodramma appunto del compositore svizzero Michel Jarret. Ma poi dopo l'estate, prima dell'estate, avremo una straordinaria rappresentazione, Così fan tutte, che conclude la trilogia mozartiana, con il quale ritorniamo finalmente sul podio Michele Mariotti. Non solo, ma ritroviamo una copiata con la quale abbiamo già presentato due stagioni fa Nozze di Figaro, e cioè Michele Mariotti, Mario Martone, ancora due film importantissimi vicine tra di loro, così come nel titolo d'esordio a Romeo Castellucci si affianca alla direzione d'orchestra di Roberto Abbato. Dopo l'estate sarà ancora protagonista Michele Mariotti sul podio di Guillaume Tell di Rossini nell'edizione originale, ma io spero che Michele ci dia qualche lume tra breve sul suo Guillaume Tell, sulla sua interpretazione del Guillaume Tell, per concludersi questa stagione bellissima con un titolo straordinario che è La Lady Macbeth del distretto Vincenzo di Shostakovich, a cui è dedicato un progetto molto ampio
si tratta di una linea che condividiamo con Bologna Festival, che proprio nel nuovo e nell'antico, per cui mi corre l'obbligo un saluto all'amico Mario Messinis, che è qui, che pochi giorni fa ha presentato questa bellissima, questo bellissimo progetto di quest'anno. Ci colleghiamo idealmente proprio al nuovo e all'antico per presentare un progetto che parte da Shostakovich, visto come spartiacque sulla musica russa dal romanticismo ai giorni nostri. E quindi attraverseremo un viaggio meraviglioso nella stagione sinfonica che parte proprio da Tchaikovsky, Rachmaninoff e poi arriva attraverso tutta l'esperienza del Novecento, quindi Stravinsky naturalmente accanto a Shostakovich, ma anche a un nome molto più raro nelle stagioni sinfoniche come Miaskowski, grandissimo sinfonista, pochissimo presente, di cui appunto vogliamo avere un episodio importante. E poi ancora compositori della grande tradizione romantica e tardo romantica che si accostano a questo fil rouge dedicato alla musica russa, come naturalmente Strauss, come Wagner, come Mahler e ancora prima come Beethoven. E quindi diciamo un progetto estremamente ampio che abbraccia diversi stili, diverse tendenze attorno a questo fiume russo che scorre trasversalmente e che appunto accomuna l'Onieghi, la Lady Macbeth e tutta diciamo, questo insieme di proposta che non mancherà di trovarvi particolarmente favorevoli, perché all'interno di questa proposta troviamo nella stagione sinfonica alcuni titoli straordinari come il concerto per violino orchestra di Tchaikovsky, il concerto per pianoforte orchestra di Rachmaninoff, molti diciamo brani famosissimi e celeberrimi che vi accompagneranno in un anno veramente di grandissime scoperte. Non è a dire da questo la danza, e proprio nella stagione di danza avremo due titoli straordinari legati a questo tema, e cioè il lago dei cigni, nella rappresentazione del Kremlin Ballet, che è una delle formazioni più amate dal pubblico internazionale, più famose in assoluto, quindi il lago dei cigni proposto proprio da coloro che ne sono i testimoni diretti, culturalmente parlando anche in termini della danza, della tipologia della danza. E l'altro titolo del nostro, di Stravinsky, proposto nella coreografia di Mauro Di Gorzetti con la compagnia del balletto con cui rinnoviamo un rapporto di grande vicinanza e grande comunanza di intenti del balletto di Reggio Emilia. Si completa il programma di Teatro Balletto con un bellissimo omaggio a Luciano Berio. Sapete che noi lo stiamo festeggiando, Luciano Berio, proprio nei prossimi giorni, in cui inaugureremo la Biennale di Venezia con la nostra orchestra, che eseguirà questo omaggio a Berio in occasione del 10° anniversario della scomparsa. Appunto, il programma di Teatro Balletto si completa con il duetto per violino di Berio, interpretato nella coreografia di Gonzetti, nel titolo Works Within Work. Ecco, questa è la stagione. Io potrei dilungarmi nei nomi degli interpreti, nei nomi dei direttori d'orchestra, sono alcuni tra i più straordinari della scena attuale. Appunto, Michele Mariotti ne possiamo dire l'apripista, ma in questo momento diventerebbe un elenco inutile, dato che tutti voi avete il nostro flyer, tutti avranno il comunicato stampa, e quindi preferisco essere sui concetti di fondo che riguardano il nostro teatro e ribadire l'importanza del teatro per tutta la progettualità di questa città e del territorio. Ora sono però felice di dare la parola a Michele Mariotti e poi naturalmente di invitare Romeo Castellucci a darci un saluto. Michele. Parlare per l'ultimo è un po' delicato perché insomma si è già detto più o meno tutto, quindi noi siamo qui a parlare di me, nel senso, ma grazie per avere la parola, ma insomma non siamo qui a parlare di me adesso, e ovviamente continuerà a farlo. Piuttosto una piccola importante riflessione che vorrei fare con voi adesso. Erano passate le prime immagini proprio per il territorio interno. E devo dire un po' di emozione l'ho trovata, perché
poi vedere anche tra di voi alcuni riservori, alcuni professori d'orchestra, insomma, sono quelle emozioni che poi è il motivo per cui noi siamo qui, il motivo per cui abbiamo voglia di... il motivo per cui, come giustamente è stato detto, ancora c'è voglia di esserci, ancora abbiamo voglia di rinnovarci, come è la musica stessa che si rinnova grazie a noi interpreti. Quindi è vero, non è tutto così nero, non è tutto così catastrofico, disastroso. È vero, è una situazione brutta, molto brutta, però solo la cultura può aiutarci a rialzare, a rialzare la schiena e a continuare ad andare avanti con questo lavoro che amiamo. Ecco, riguardo al lavoro che amiamo, la riflessione che vorrei fare è rivolta alla città, è rivolta al pubblico, rivolta a voi. Ora, lungi da me ora di parlarvi di quello che dirigerò, delle opere che vi avete scritte qua, è tutto molto chiaro, spero di tutti voi. Però non si viene da due anni, devo dire, secondo me, in cui si è voltato pagina, in cui l'area è cambiata, la qualità sta cambiando, la qualità è cambiata dentro questo teatro, noi, che ovviamente ha fatto cambiare anche noi stessi. E Bologna, e questo teatro che è il fulcro, non uno dei, è il fulcro culturale di questa città, ecco, di questo tutti dovete, dobbiamo essere convinti al 100%. Non è una scatola questo teatro da riempire ogni tanto con chi passa anche illustre. Questo teatro è pieno, è una scatola molto ben riempita e ha i suoi protagonisti dentro, che siamo noi. Solo che noi siamo persone che arrivano e se ne vanno, per quanto più o meno lungo può essere il periodo di fermata, il periodo di collaborazione, però poi c'è gente che invece la vita, veramente tutta la vita la passa qui dentro e continuerà a farlo anche senza di noi, quando poi noi ce ne andremo. Ecco, quindi non perdete mai di vista il fatto che questa città è conosciuta e amata nel mondo anche perché ci sono persone come i tecnici di questo teatro, i macchinisti, gli artisti del coro, i professori d'orchestra, queste sono persone che passano la vita qui e queste persone fanno conoscere Bologna nel mondo e quindi ci dovrebbe essere, cosa che in tutti questi anni io sono qui, ormai io parlo da bolognese, sono pesarese, è diventato bolognese, che se pensiamo allo sport è già un'impresa, no? Un pesarese è diventato bolognese, però quello che noto è che ancora non è scattata questa molla ed è di amore con le budella, no? Perché noi con le budella lavoriamo, facciamo musica, non siamo dei amanuensi, noi si dà, si suda, ci si arrabbia, si ride, noi si fa musica col corpo, con la mente, con tutto il nostro corpo, no? E questo sentimento ancora non è così spontaneo probabilmente e deve diventarlo, perché la città ha bisogno del teatro e questo è fuori discussione, anche se purtroppo ancora un teatro non è visto come dovrebbe essere visto, cioè allo stesso piano di un ospedale, allo stesso piano di una scuola, chiude un teatro, vabbè, pace, pazienza, ok?
chiude un ospedale, disastro. Il teatro è sullo stesso piano, la cultura deve essere sullo stesso piano della sanità e delle istituzioni. E quindi amore ci deve essere riconoscimento di quanto questo teatro sia importante per la città, però anche il teatro ha bisogno della gente, ha bisogno del pubblico. Se c'è stata una spaccatura verso il pubblico, sta a noi ricucirla, sta a noi lavorare per questo. Però quello che vi chiedo e finisco è che lo stesso amore, la stessa voglia, lo stesso orgoglio di essere noi stessi da parte di questo teatro, lo stesso amore che noi mettiamo per il nostro lavoro, per la musica, e che non sia autoreferenziale, che non sia un circolo chiuso, che sia, che passi attraverso di voi e che anche noi di conseguenza possiamo ricevere. Questo secondo me è un aspetto, una riflessione che tutti noi dobbiamo fare.